Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Il progetto che realizzerò oggi, sarà fatto con il mio ultimo kit di carte digitali. Lo trovate nel mio negozio online Creation Candida di Etsy e vi lascerò come al solito nella descrizione del video il link per vedere le carte. Ve le voglio far vedere una a una così avete un'idea di quello che comprando il kit potrete stampare. Spero che insomma vi piacciono perché io mi sono divertita tanto a fare questo kit e alla fine il risultato sono rimasta contenta del risultato, quindi sono insomma, come dire, non mi viene in questo momento non mi viene la parola. Sono curiosa, ecco, di sentire i vostri commenti, se me li lascerete nei commenti del video, perché mi fanno sempre tanto tanto piacere e poi mi servono anche per capire se quello che faccio e di gradimento per le persone che ormai mi seguono da tanto tempo. Dunque, innanzitutto vi dico che queste carte le ho stampate su della carta da 170 grammi con un aggetto di inchiostro da casa e non ho neanche applicato come si dice, la risoluzione per la stampa per alta risoluzione, perché ho visto che già con la stampa su carta comune i colori mi piacevano e quindi ho utilizzato quel tipo di stampa anche per sprecare meno inchiostro, perché voi sapete che quando, se non lo sapete ve lo dico io, quando stampate dei fogli, se utilizzate la stampa con alta risoluzione su carta particolare, chiaramente l'inchiostro che utilizzate è un po' di più. Quindi in questo modo, stampando su carta comune, devo dire che l'effetto che ho ottenuto mi è piaciuto e quindi ho fatto che stampare in questo modo. Il kit è composto da diverse carte, ve le faccio vedere nel particolare. Ci sono quattro carte con delle decorazioni floreali. L'ho chiamato Shabby Romantic Kit perché praticamente ho utilizzato come sfondo non so se sì, si dovrebbe abbastanza vedere, comunque sono delle decorazioni damascate che mi hanno un po' ricordato questi ambienti sciabbi e poi ho cercato di tenere un po' dei colori neutri, anche se poi sapete ormai chi mi conosce sa che a me il rosso piace parecchio perché trovo che dia sempre una botta di vita su tutto e quindi ho inserito anche delle applicazioni poi rosse. Quindi nello specifico abbiamo quattro fogli con le decorazioni floreali, che sono questi. Questa che è leggermente un po' diversa come stile, ma ho voluto anche proprio farlo di proposito, un foglio che comunque si abbina, vedete, con gli altri non c'è nessun problema, perché i colori sono quelli, però con uno stile leggermente diverso per non fare proprio tutto uguale. E questo è l'altro foglio con i fiori che ho fatto sul blu. Anche qui per dare la possibilità appunto di avere le varie tonalità a seconda del lavoro che si vuole fare. Poi abbiamo quattro carte con lo sfondo neutro che vanno bene per tutto, perché sapete che non sempre poi tutte le decorazioni sono necessarie, a volte è proprio importante anche avere delle carte un po' neutre per fare degli sfondi sul quale magari si vuole applicare un qualcosa di diverso dalla carta. E quindi se noi abbiamo tutto troppo colorato diventa poi difficile, almeno io parlo chiaramente, le carte le ho fatte io e sono a gusto mio. Chi mi segue sa qual è il mio gusto nel fare le cose e quindi mi piace sempre avere anche delle cose neutre in modo da riuscire a fare dei progetti che non siano magari troppo, a mio avviso, pacchiani, perché poi è sempre, ripeto, questione di gusto. Io dico quello che piace a me e che immagino piaccia anche a tanti di voi dal momento che mi seguite e me lo dite. Comunque le carte neutre secondo me sono importantissime in un progetto. E questa è l'ultima, che poi vedete, neutre neanche tanto, perché già da sole, se posso dire, fanno il loro effetto. Quindi in questo caso basta veramente aggiungere pochissimo per dare risalto al lavoro. Poi magari nel progetto farò magari una parte un pochino più neutra, così vediamo un po' come rimane l'effetto. Poi abbiamo due carte
due fogli A4 dove ho stampato in formato più piccolo le quattro carte decorate e le quattro carte neutre perché intanto si possono ritagliare e utilizzare strappando o come preferite i fiori più piccolini che sono importanti e poi si possono utilizzare per fare delle tasche, per esempio, così come sono, oppure dei piccolissimi libricini, no, libricini, magari solo dei. Magari dopo ne faccio uno, così vediamo un po' l'effetto. Delle cartellettine dove poter mettere poi dentro, dove poter scrivere delle note o per me attaccare una foto potrebbe essere un'idea. E poi ci sono tutta una serie di fogli A4 dove ho realizzato delle decorazioni che vanno dalle buste, che vi ho già fatto vedere nell'altro video come sono facilissime da realizzare, ma magari ne facciamo una anche in questo. E poi variando un po' delle decorazioni che possono essere dei bigliettini dove ho applicato, vedete, del foglio a righe per poter scrivere, possono essere delle etichette, possono essere quello che veramente vi passa per la testa. Infatti noto con piacere che io realizzo le cose e poi mi arrivano le foto dei progetti fatti da voi dove veramente utilizzate in maniera fantasiosa tutto quanto e devo dire che più di una volta avete dato delle idee anche a me, che è la cosa che mi rende più felice. Ecco, vedete, qui ho realizzato proprio delle etichette dove ho anche messo delle scritte, sono di dimensioni diverse, così a seconda di quello che avete bisogno di fare. Questa è una busta con un formato diverso. E qui abbiamo l'altro foglio, quello di prima era con il fiore sul blu e questo è con il foglio con il fiore sul rosso. Questa ve l'ho già fatta vedere, sì, perché l'ho stampata doppia, quindi saltiamola pure. Qua c'è l'altro foglio con il disegno un pochino più particolare. Qui ho creato un'etichetta con la scritta. Qui una piccola etichettina da inserire, una tag, e qua ho creato due di quelli che vi dicevo prima, specie di boh, si possono creare dei libricini o solo delle cartellette, dove ho messo anche proprio la linea divisoria e vengono di formato diverso da quello che realizzereste con il foglio che vi ho fatto vedere prima, cioè ve lo faccio rivedere questo per esempio, perché in questo caso vengono ancora più piccoli, perché le dimensioni sono più piccole, più o meno sono uguali, però vengono più piccoli, ma potete farli per esempio con i fondi senza fiori. E poi qua ci sono quattro tasche, che anche queste vi ho già fatto vedere l'altra volta, sono semplicissimi da realizzare, non bisogna segnare niente, basta piegare, magari ne farò anche una così vi faccio rivedere. Quindi questo è il mio kit, Shabby Romantic Kit, come vedete ci sono una varietà di fogli e insomma tutto penso anche una varietà di fantasie e non per poter realizzare album, junk journal, qualsiasi progetto di scrap, qualsiasi cosa dove si possa utilizzare della carta romantica, perché io l'ho pensata romantica e l'ho realizzata così. Quindi spero veramente che vi piaccia e aspetto veramente con curiosità i vostri commenti. Detto questo, vediamo come realizzare il progetto di oggi. Per il video di oggi ho in mente una cosa un po' particolare, un po' diversa dal solito. Allora, innanzitutto vi spiego che cosa voglio realizzare, così poi è più chiaro quello che ho in mente. Allora, voglio fare non so come la chiamiamo, una cartelletta. Adesso vi faccio vedere subito quello che ho in mente, così è più chiaro. Allora, io sto utilizzando un foglio A4 di quelli che ho sporcato con le bustine del tè e il caffè solubile, però nulla vieta che potete tranquillamente utilizzare un foglio A4 come base che avete di un altro colore, di un altro quello che preferite, come dico sempre, cioè ognuno può fare poi quello che pensa, che ritiene più opportuno. Io utilizzerò questo per realizzare questa cartellina, diciamo, che andrò a decorare su tutti e quattro
i lati. Allora, nel video di oggi, per decorare la mia prima cartellina, utilizzerò il foglio decorato con i fiori rossi. Quindi utilizzerò solo questo foglio in tutte le sue varianti, così vi voglio far vedere come utilizzare queste carta con le decorazioni, carta senza decorazioni, quindi questa, e i vari abbellimenti per fare un qualcosa che vedrete viene carino. Ma l'idea, il perché del particolare, qual è? Cioè io voglio realizzare praticamente quattro video che saranno realizzati, ogni video con una tipologia di carta diversa. Quindi ci sarà la carta verde, vi faccio vedere solo poi la carta con il fiore, così rimane più chiaro. Aspettate che ho perso tutto. La carta col fiore blu e la carta con invece gli uccellini. Quindi in realtà voglio fare quattro video, questo con la carta rossa è il primo, dove realizzo questa cartelletta, che vedrete sarà anche una cosa a sé. Non è detto che uno debba fare quello che ho in mente io, quindi lo può utilizzare come lavoro a sé. Però nella mia idea c'è quella di realizzare quattro cartellette completamente diverse, con dove vi farò vedere un po' qualche cosina di carino su come abbellire queste pagine, con i quattro tipi di carta diversa, e alla fine del tutto voglio creare un album all'interno del quale andrò ad assemblare le mie quattro cartelline. Così chi ha già le carte, perché c'è gente che ha già acquistato le carte prima ancora di vedere come io le ho utilizzate, e di questo ne sono molto felice, e come ho già fatto vi ringrazio veramente tanto, perché vi ringrazio per la fiducia, e può realizzarle con le mie carte, mi può seguire man mano che faccio i lavori, realizzandoli insieme a me, e alla fine andremo a creare questo album. Chi vuole acquistare le carte per farlo come me le può acquistare, altrimenti potete tranquillamente utilizzare quello che avete in casa, nessun problema. Quindi oggi vediamo come decorare questa cartellina con il foglio con le decorazioni del fiore rosso. Allora, chiaramente io ho dovuto già ritagliare i pezzi, perché altrimenti il video durerebbe 2 ore e non mi sembra il caso, perché la parte un po' più lunga, più dove non devo spiegare molto, perché insomma tagliare, fare lo possono fare tutti, l'ho già fatta. Vediamo solo di assemblare, e adesso man mano, se ho fatto delle cose particolari, comunque ve le spiegherò, così non avrete dubbi. Allora, innanzitutto vi dico che ho utilizzato questa riga qui dalla parte seghettata più sottile per tagliare tutti i miei fogli, perché mi piace molto l'effetto che rimane così molto fine. Per cui vi lascio poi il link, comunque, come sapete, di tutte le cose che uso all'interno nella descrizione del video, quindi troverete anche il link, perché dovrei averlo, di questo righello. Allora, detto ciò, partiamo dalla nostra base. Allora, come vi ho detto, ho utilizzato un foglio A4, però faccio una cosa: non lo utilizzo per tutta la sua lunghezza, perché altrimenti l'album, che chiaramente ho già in mente di fare, cioè quindi la copertina, verrebbe troppo grande. Quindi cosa faccio? Vado a togliere un centimetro dalla lunghezza della mia cartellina, quindi vado a farla 19. Vado solo a verificare, perché non vorrei poi fare una stupidaggine. No, giusto, mi ricordo bene. Allora la vado a fare 19. Ok, così è leggermente più corta, e questo mi darà la possibilità di fare il mio album con la lunghezza di 20 cm, che è quello che voglio realizzare poi alla fine. Quindi, detto questo, io ho già ritagliato, vedete, a misura, leggermente più piccoline, le mie carte che mi faranno da base. Allora, cominciamo con il primo lato della mia cartellina, dove ho deciso di ritagliare questa parte. Chiaramente voi sulle vostre carte troverete tutti i particolari, io ho utilizzato semplicemente la mia carta stampata così come voi la trovate nel kit digitale.
quindi vado ad incollare la prima carta di base, così. Ora qui ho pensato di fare una tasca, quindi la faccio con una parte dove ci sono i quattro pezzettini della carta più piccolina, nella parte dove non c'è nessun decoro, però voglio inserire un pizzo all'interno della tasca. Quindi prendiamo l'altra colla. Adesso dobbiamo aspettare un attimino che si incolli, perché altrimenti poi incollo tutta la tasca al bordo. Per cui, mentre questo finisce di incollarsi un po', lo devo lasciare un attimino così, vado ad incollare le altre parti. All'interno ho deciso di mettere la carta senza nessuna decorazione, quindi questa messa così. Vedete che la carta comunque è anche questa semplice, senza le decorazioni dei fiori, è anche molto bella e decorata. Quindi adesso magari non si vede bene, perché però rimane già bella così, devo dire. Non avete poi bisogno di fare chissà che per arricchirla. Quindi andiamo ad incollare anche le due pagine interne. Adesso che abbiamo incollato la base delle nostre carte su tutti e quattro i lati, andiamo a occuparci della decorazione. Sul frontale vado a prendere la mia tasca che si è, sì, diciamo che ormai un po' è asciutta, e vado ad incollarla. Quindi mettiamo la colla solo sui bordi, così. E vado a creare la mia tasca in questo modo qua, così. Mi assicuro solo un attimo che sia rimasta aperta qua l'apertura, perché c'è ancora un po' di colla, sì. Allora premiamo solo sul bordo e aspettiamo che asciughi un po' bene. Dov'è il mio osso per schiacciare? Pazzesco. Ok, schiacciamo bene nei bordi e aspettiamo che asciughi. Ora, per decorare il frontale, voglio mettere, allora, questo è un pezzettino di fiorellino che ho strappato da uno dei particolari più piccoli, quindi metterei questo qui così, con un po' di pizzo, però sotto voglio mettere un pochino di garza, quindi taglio un po' di garza. Questa è proprio, qualcuno me l'ha chiesto in qualche video, questa è proprio la garza, la classica garza per medicare, niente di più e niente di meno, quindi la trovate in qualunque posto. Facile da allargare, molto, si può colorare, io la uso tantissimo perché a me piace proprio. Tagliamo la metà, perché tanto ne basta poca, giusto così che esca un pochino da sotto il mio. Ecco, vedete, così già
subito un altro effetto. Si potrebbe anche volendo colorare un po' di rosso, però la metto così. Magari poi nelle altre versioni con le altre carte vi faccio vedere come colorarla con gli acquerelli o con qualche altro colore. Vediamo, e così vedete anche come usarla in un altro modo. Adesso l'attacco così. Si attacca tra l'altro benissimo con la colla semplice per la carta. Si può arricciare, si fa, cioè proprio quella colla lì è perfetta. Devo dire che non ha nessun problema ad attaccare. Quindi attaccherei questa così e questa così. Ora mettiamo questa colla per il pizzo perché incolla meglio, così. E perfetto così. Io adesso vado ad incollare il mio particolare che ho precedentemente, vedete, già attaccato su del cartoncino in modo da dargli un po' di spessore. Queste sono operazioni che ho già fatto proprio per velocizzare il video, perché tanto ve lo faccio vedere, ma non è il caso che di farvi vedere come attacco il cartoncino sotto la mia carta, perché non è niente di complicato. Invece qua su in alto, allora, metterei questa scritta così, che è sempre un particolare del mio pacchettino già fatta, e poi gli metto giusto un pezzettino di pizzo che riprende un pochino la parte sottostante, giusto proprio per richiamare un po'. Quindi mettiamolo così, sì. E andiamo ad incollare anche questo. Ok, anche qui ho messo lo spessore perché con lo spessore rimane più bello, sembra proprio che esca fuori dalla copertina, effetto tridimensionale più bello. Poi qui all'interno andremo a mettere una tag. Ora vediamo l'interno. Allora, da questo lato qua ho deciso di utilizzare due taschine. Dunque, vi faccio vedere una cosa. Intanto le tasche con il fiore rosso è solo una, perché ce n'è una per colore. Ma io cosa ho fatto? Sono andata adesso io questa l'ho già fatta per guadagnare tempo, ma non ho fatto nient'altro che prendere questa tasca, metterla su uno dei particolari che avevo avanzato della carta in questo modo, ho con la matita semplicemente ripassato il bordo, tutto il bordo, ma sì, è molto semplice, e poi l'ho tagliata, e quindi ho ricavato la seconda taschina, perché vi faccio vedere, ho intenzione di fare una cosa. Dopodiché non ho ancora preparato invece la tasca che potete ritagliare dal pacchetto, perché vi voglio far vedere come veramente si può realizzare in maniera semplice, non c'è proprio bisogno di nessun di niente, cioè nel senso che si fa in frettissima. Ora vi faccio vedere come. Allora, si può fare in questo modo: se avete un righello, un qualsiasi, fatto ancora più in fretta, perché voi mettete il righello dove ci sono. Vedere dove finiscono, perché ho messo proprio gli spigoli smussati in modo che voi abbiate l'idea di dove deve iniziare il piego. Quindi, se noi andiamo a mettere il righello nella posizione dove inizia il piego, in questo modo, e poi con un qualsiasi cosa, io adesso prendo questo che è chiaramente uno strumento che dico sempre per chi fa questi lavori, è fondamentale, ma potreste usare veramente un qualsiasi altra cosa per schiacciare. Vado a segnare tutti e tre, scusate, posso anche farlo con le dita, con questo però vi assicuro che vi dà proprio vi segna benissimo, e quindi poi è più semplice andarla a piegare. Quindi in questo modo qui io vado a fare i miei segni, e
E poi non devo fare nient'altro, questa l'ho piegata troppo, per esempio, o meno, così, ok. Non devo fare nient'altro che andare a piegare così. E la mia tasca è pronta, ci va veramente una frazione di secondo. Adesso io devo, visto che non l'avevo preparata prima, devo solo passare velocemente il distress, come ho fatto nell'altra. Perché in questo caso voglio fare una cosa, voglio farvi vedere come le potete anche usare. Allora, voglio metterle sì in questo modo qui, però voglio lasciare lo spazio sulla mia pagina, eventualmente per poter, non so, incollare una foto. Quindi cosa vado a fare? Vado ad incollare le due tasche così tra di loro, in questo modo. Lasciando una delle due alette fuori, così, vedete? In questo modo qui. Io vado ad incollare le tasche, però lascio fuori un'aletta. Quindi, vado a mettere, prendo un attimo questa colla perché al beccuccio più sottile e per questi lavori è più indicata, perché mi lascia la colla più sottile, così. Perché metto la colla qui dappertutto. E metto la colla anche sulla base. Sì, in effetti forse dovevo metterla su questa, ma non importa tanto. L'importante è che capiate quello che voglio fare. Quindi a questo punto io cosa faccio? Vado ad incollare le tasche una sull'altra, in questo modo qui, così, lasciando fuori. Lasciando libera un'aletta, così, in questo modo. Cerchiamo di centrarla bene. Il mio osso l'ho perso di nuovo, qui, così. Ok. Una volta incollata una tasca sull'altra, io cosa vado a fare? Vado ad incollare sì la mia tasca sulla pagina, però in questo modo qua vado ad incollare solo la base. Quindi metto la mia colla, bene anche questa, così, e vado ad incollarla per esempio qua. La mettiamo dritta, ok. Facciamo bene, non è proprio dritta, mi sembra un po' storta. Sì, così va bene. Ok, in questo modo, perché l'ho fatta così? Perché io chiudo la colla perché sennò, ahimè, si inchioda il forellino piccolo piccolo. Dunque. Quindi perché ho fatto in questo modo? Perché io ho creato la mia tasca all'interno del quale adesso vi farò vedere che vado ad inserire un particolare, ma nello stesso tempo ho lasciato libera la mia pagina perché nel caso in cui volessi inserire una foto lo posso tranquillamente fare perché c'è tutto lo spazio libero. Quindi da mettere in questa taschina. Allora, ho diviso a metà, come vi avevo detto, una delle quattro parti con i fiori piccolini che ho stampato su un unico foglio. L'ho diviso e poi l'ho fustellato con la mia fustellatrice che fa i due tipi di angoli e quindi è venuto in questo modo. Dopodiché all'interno
voglio andarla. Ah, gli ho fatto un pochino di per abbellirla, un pochino di stencil, poi magari lo faccio anche sui particolari, così vi faccio vedere lo stencil che ho utilizzato e con un po' di distress, giusto proprio per abbellire ancora di più il tutto. Dopodiché ho strappato un pezzettino avanzato e adesso vado a incollarlo in questo modo qui per creare una piccola taschina. Così. Vedete che sono tutte cose molto molto semplici, eh? È proprio solo questione di fantasia. Fantasia, un po' di materiale, quello che avete in casa va bene, potete realizzarlo, un po' di pizzo. E poi ho ritagliato, questa è una delle mie etichette che trovate nel pacchetto delle mie etichette che è sempre sul mio negozio online, un pacchetto con due pagine di etichette tipo questa già scritte. Vi lascio il link nella descrizione e lo vado ad inserire nella mia taschina. E vedete che è venuto fuori semplicemente una cosa semplice ma carina. Adesso, visto che voglio inserirla e si vede questa parte, vado anche un attimino a decorarla e la decoro con, per esempio, un po' di pizzo. Ed un fiorellino messo così potrebbe essere un'idea, oppure mettiamo qua un pizzo più piccolo, non lo so, adesso ci penso un attimo perché tanto sapete che sì, mi piace di più. Allora, questo qui lo mettiamo sul bordo e qua mettiamo il pizzettino più piccolo. Quindi vado a mettere un po' di colla così, attacco il pizzo. E adesso attacco il mio fiorellino che anche questo ho ritagliato perché sapete che io recupero tutto, quindi nei vari pezzettini che mi sono avanzati quando ho strappato, tagliato, ho fatto che recuperare questo fiorellino che era ancora intero. Così non va sprecato nulla. Così è ancora più bella, vedete? Per cui adesso io cosa faccio? Vado ad inserire questa nella mia taschina, così, in questo modo. Però, come vi dicevo, se io volessi andare a mettere una foto sotto, posso tranquillamente farlo, perché ho lasciato uno spazio più grande. Ora vado a mettere anche un altro pezzo di pizzo per richiamare un pochino su questa parte qui. Metto giusto due punti di colla, tanto questa colla è tenace, per cui ne basta poca che incolla bene. I fili li togliamo dopo. Questa colla devo dire che si presta veramente a tanti usi. La Flash Bond, che è una colla, vi lascio il link, è 500 ml, quindi ce n'è veramente tanta. Non costa eccessivamente rispetto ad altre colle. E vi permette di incollare delle parti più spesse, anche sulla carta non segna, non fa onde, non fa spessori, la stoffa non cambia il colore, non si rovina. Quindi devo dire che si può veramente usare su tantissime cose. Io mi trovo benissimo e la uso tantissimo. Ok, fa solo un po' di filo, ma non c'è problema perché una volta asciutta togliete tutto e rimane tutto perfetto. Ora passiamo alla terza pagina. Qui voglio mettere una busta. Anche questa non l'ho solo ritagliata, ma non l'ho realizzata perché voglio farvi vedere veramente la velocità con cui la realizzate. Non avete bisogno neanche qui di nient'altro che seguire i segni che sono visibilissimi di dove bisogna fare i pieghi, quindi facciamo tutti i pieghi così. Potreste per assurdo, cioè in questo caso, visto che i pieghi sono i particolari sono molto grandi, potreste anche piegarli direttamente senza fare questo lavoro, però se voi utilizzate questo sistema vi assicuro che viene tutto più perfetto. E poi piegare ci mettete un attimo e non rischiate di
sbagliare. Quindi vado a piegare così la mia busta. E rimane immediatamente perfetta, così. Quindi questo è il fronte e questo è il retro. Vedrete, vedete che bello anche il retro. In questo caso io l'andrò ad incollare, quindi questo retro non si vede. Però immaginate anche solo la bustina infilata in una qualsiasi tasca di un album e vedete quanto rimane carina, perché è proprio bellina. Allora, prima di tutto, visto che non l'ho fatto prima, per farvi vedere come realizzarla, vado un attimino a passare il distress, perché sennò poi me lo dimentico. E invece per me il distress, lo sapete ormai, chi mi segue sa benissimo che il distress per me è fondamentale, perché dà proprio un altro effetto a tutto quello, tutto il materiale su cui lo passate. Mi piace proprio l'effetto un po' vintage, perché a me piace il vintage, e mi piace l'effetto che dà, che sembra proprio un po' anche tridimensionale, con le pieghe segnate in questo modo qui. Per me sono fondamentali. Ok, anzi, guardate, facciamo anche così, piego nell'interno e vado a passarlo anche qui. Guardate la differenza, in modo che quando vedete la busta è aperta, si vede la piega. Cambia subito tutto. Passiamo anche un po' e andiamo ad incollare. Scusate, ma mi è venuta la tosse. Ok. Allora, andiamo a mettere la colla. Quindi mettiamo la colla qui. Sto sbagliando, perché la sto mettendo dove non devo, perché sennò vado ad incollare la mia busta. Quindi facciamo così, così non sbagliamo. Mettiamo la colla su questo lato, così rimane solo sulla parte dove si deve incollare, e andiamo a chiudere in questo modo qua. Dopodiché, una cosa che vi ho già fatto vedere ma che vi faccio rivedere, perché mi piace tantissimo e lo trovo comodissimo, io per fermare la pagina utilizzo questi angoli che sono fatti per abbellire e irrobustire gli angoli degli album o delle pagine o di quello che volete. Ma io in questo modo qui, vedete, lo vado ad incollare, e questo mi farà da fermo per la mia pagina. Ed è perfetto, perché è un fermo molto delicato, quindi non rimane molto delicato come cosa, solo la punta della pagina viene chiusa, quindi la carta non si rovina quando devo aprirla e chiuderla, e rimane perfetta e bella da vedere. Adesso aspettiamo un attimino che intanto faccia presa e si asciuga. Ok, fatto ciò, vado ad incollare, come vi dicevo, in questo caso la incollo la mia tasca qui alla base della pagina. Per cui vediamo se tiene già un po'. Sì, vado a mettere la colla sul bordo in questo modo qui. Ok, e vado ad incollare la mia pagina qua, la mia busta tasca, perché incollandola solo sul bordo io lascio l'apertura di sopra. Adesso no, non l'allargo troppo, perché altrimenti non si incolla. La facciamo prima incollare bene e poi dopo vediamo il risultato. Ok, però anche in questo caso voglio ancora abbellire un pochino la parte superiore, quindi ho ritagliato una delle etichette che trovate nel kit, gli ho smussato con la forbice, era rettangolare, ma io gli ho smussato l'angolo perché voglio che richiami un po' qua sotto il mio pizzo, e vado ad incollarlo così. Quindi vado ad incollare prima la mia taschina, perché in questo caso mi fa piacere che il pizzo rimanga sopra,
Quindi mettiamo semplicemente questa colla. Vedete che le colle che uso sono diverse a seconda di quello che devo fare, perché così non... Allora, prendiamo di riferimento solo la posizione del pizzo mio, che è questa, quindi questa la posso incollare qua così. E ora con questa colla qui metto dei punti strategici, tanto sono sufficienti, e vado ad incollare il pizzettino sopra così. Ok, chiudiamo subito così non si secca. Ok, mi piace. Qua si sta asciugando, quindi vedete che qua abbiamo lasciato lo spazio per inserire la tag. Questa però l'ho incollata un pelino storta, vediamo se riesco a recuperarla un attimo, perché è storta. Sì, fatto, mi piaceva, si vedeva che era un po' storta. Ok, così è perfetta. Ora vediamo se posso chiudere senza che si incolli una parte con l'altra. Andiamo a occuparci del retro. Il retro lo faccio molto molto semplice. Creo una tasca, così ho creato, strappando semplicemente un pezzo di carta. Quindi vado a mettere la mia colla solo come al solito qui nei bordi, così. Anche se copro il fiore, perché vedete che copro il fiore, però mi piace proprio l'effetto, perché rimangono questi rametti che escono fuori, che trovo molto fini. Dopodiché mio pezzo di pizzo, vediamo un po' se mettere questo così. Sì, allora andiamo ad incollare il pizzo qua così. Questi sono pizzi che mi ha regalato mia mamma, che a sua volta ha ricevuto in regalo da una sua parente che faceva abiti da sposa. Per questo sono dei pizzi, vedete, sono molto belli. Faceva abiti da sposa, e quindi questi sono, diciamo, dei rimasugli di questi pizzi che utilizzava, che ahimè ho quasi finito e farò fatica a trovare, perché questi sono veramente, poi si trovano, per carità, adesso devo poi preoccuparmi di capire dove trovarli, però finora non me ne sono dovuta preoccupare, perché mi erano stati gentilmente regalati. Sono bellissimi e chiaramente danno subito un'altra fanno subito un altro effetto al lavoro quando si utilizzano per fare queste cose qui, perché sono molto particolari. Che tra l'altro questi sono i pizzi che io ho messo nel mio, a livello però solo cartaceo, quindi l'effetto non è lo stesso chiaramente del vedere il pizzo vero, però anche questi li trovate nel mio negozio online Etsy, e trovate delle pagine di centrini di pizzi da scaricare e da stampare, che comunque devo dire che, anche se non è mai come avere il pizzo vero, ma l'effetto non è niente niente male. Ok, sto aspettando un pochino di essere sicura che sia tutto asciutto, perché ok, prima di poter chiudere tutto quanto. Ora voglio farvi vedere un'altra cosa ancora, dunque le tag, perché in questo caso nel foglio rosso con i fiori rossi non avevo fatto la tag, perché non ho fatto tutte le decorazioni uguali nello stesso modo. Per cambiare un po' ho fatto in ogni foglio delle decorazioni diverse, però così come ho fatto per la tasca, faccio la stessa cosa con la tag. Vi faccio vedere per esempio come. È una cosa, cioè, proprio semplicissima. Allora, adesso vado a
Anzi, non ce n'è di bisogno perché tanto poi devo ritagliare. Allora, io prendo una tag, adesso la trovo, eh. Ok, ho ritagliato la tag che era presente sul foglio verde, questo qui. Vedete, ho ritagliato, questo è il foglio verde che userò per un altro in uno dei prossimi video dove c'era la mia tag. Allora, l'ho ritagliata. Adesso cosa faccio? Vado a piegare il mio foglio, così vi faccio vedere, ne facciamo due, senza sprecare troppo. Io lo so che penserete che sono paranoica, però non mi piace sprecare. Quindi, utilizzando, visto che qua c'è il bordino bianco, chiaramente lo scarto, no? Allora, piego in questo modo, così sono sicura che riesco a far stare la mia tag all'interno della parte colorata, e così sono riuscita anche, vedete, a mantenere, guarda che bella, una parte di foglio intatta per un qualsiasi altra cosa, per un qualsiasi altro lavoro, così non andiamo a sprecare niente. E quindi cosa vado a fare? Io vado a incollare questa parte, così, adesso vi faccio vedere, eh. Così si fa in frettissima. Si fa in fretta in fretta e le tag vengono doppie, vengono perfette. Quindi vado ad incollare. Volevo prendere il foglio che ho utilizzato da mettere sotto. Vabbè, perdo tutto, cioè non è possibile. Trovato. Così non vado a sporcare la base. Allora vado ad incollare in questo modo, così. Ok. Perfetto, finish. Tappo della colla, vabbè, verrà fuori. Vado ad incollare. Quindi non è vero che utilizzerò la parte dietro, perché in questo caso le sto facendo doppie. Ho cambiato idea, non sono impazzita. Vi avevo detto che tenevo la parte dietro, ma in questo caso preferisco farle doppie le tag, perché così sono più resistenti. Per cui, cosa facciamo? Una volta che abbiamo incollato, quindi abbiamo un bello spessore, decidiamo dove andare a disegnare la nostra tag. Quindi, se vogliamo per esempio una parte di tag con il fiore, con la matita, adesso cerco anche quella, così vedrete che potete fare tutto quello che volete, veramente, cioè non avete. Io vado a disegnare la mia tag, ci vuole un secondo, proprio niente di così, e me la vado a ritagliare. Quindi questa può essere una, e sinceramente faccio così, così faccio anche più fretta a ritagliarle, però vedrete quello che viene perché mi piace. Quindi in questo modo qua vado a tagliare, adesso utilizzo la forbice grossa per i laterali lunghi, così facciamo più in fretta. Qua tagliamo al centro. E andiamo a rifilare i bordini che abbiamo disegnato. Capite che ci va un secondo. In questo modo la tag è doppia. Quindi è di un bello spessore, e voi ve la piazzate dove volete, e così utilizzate il disegno che più vi piace. Potete farla senza fiori, con i fiori, come volete. Guardate un po', che dite? Dietro, guardate che belle. Questa è rimasta con un piccolo particolare, questa libera. Ora passiamo al distress e le nostre tag sono pronte per essere utilizzate. Bon, passato il distress, finiamo di decorarle. Ora andiamo a decorare la tag. Io due le ho già fatte, così ve le faccio vedere finite. Così evito di. Tra l'altro, queste le avevo tagliate, quindi guardate che belle, vicine.
uniscono anche il disegno, ne realizziamo insieme una, così vi faccio vedere come l'ho realizzata. Quindi vado a fare il mio foro. Questo è un attrezzino che ho comprato in un negozio dei cinesi, che ho pagato pochino, tipo 7 euro, una cosa del genere, e avevo comprato, perché è passato già un po' di tempo, sia l'attrezzo che la bustina piena di anellini, che ho quasi finito. Quindi tra un po' mi dovrò preoccupare di capire dove recuperare gli altri. Che serve? E ha questa parte che serve per... Tolgo la carta così faccio vedere. Okay. Questa parte che serve per fare il foro sulla tag, e invece poi abbiamo la parte sotto che serve per andare a bloccare e fermare l'anellino. Funziona benissimo, si fa in frettissima. Allora, queste le ho semplicemente realizzate mettendo poi il nastrino e del pizzo che richiama quello che ho utilizzato su tutta la cartelletta. Invece in questo caso voglio utilizzare questo che... Oh, scusate, ma ho dovuto fare un intervento di... Mia figlia ha messo a scaldare il cioccolato a bagnomaria, ma stava prendendo fuoco tutto, quindi ho dovuto un attimo abbassare il gas perché altrimenti più che sciogliersi si annacquava con l'acqua che bolliva di lato e stava entrando nella ciotolina. Va bene, allora, dove eravamo arrivati? Ho ritagliato nella parte della decorazione con i fiori rossi questo particolare e lo andrò ad utilizzare per decorare un pochino la tag, quindi vi faccio vedere proprio un sistema. Ho le maniche, non sono sporche, però ci sono tutti i filini della mia colla, quindi lo vado a chiudere così, ok? E lo vado ad attaccare alla base in questo modo, così fa motivo. Quindi metto semplicemente la colla, va bene questa, così lo usiamo in un modo un po' diverso. E visto che ho utilizzato tutto il pacchetto, utilizzo anche questo, così vi faccio vedere un attimino. Ok, quindi metto la parte con i fiori qui sul davanti e lo vado ad incollare. Semplice, semplice, però vedete che già, volendo, avrei potuto lasciarlo libero qua per infilare qualcosa, eh. Sapete che le varianti sono tantissime, ma io in questo caso l'ho fatto semplice. E adesso vado ad attaccare anche il mio pizzettino, però prima faccio passare il nastro, così non ho la colla del pizzo che magari mi dà fastidio. Ho preso due nastrini. Ok, pieghiamo perfettamente a metà. Lo facciamo passare qua. Il buco rimane abbastanza grande, quindi permette veramente di far passare bene qualsiasi cosa. E andiamo a chiudere in questo modo qui. Poi quando li inserisco vediamo se devo tagliare un po' i nastri o se vanno bene così, non lo so, vedremo. Adesso lasciamoli un po' lunghetti in questo modo qui. Facciamo in modo che si vedano bene i due colori, ok? E adesso vado ad attaccare il mio fiorellino. Così. Direi qui. Perfetto. Tanto se si vuole incollare qualcosa sulla tag, la si può incollare sul retro che ho lasciato semplice. Ok. Perfetto. Adesso chiudo le colle. Così. Togliamo un po' di cose che non servono e andiamo ad inserire semplicemente le tag dove ci sono gli spazi per inserirle. E quindi qui sul frontale, così decidiamo quale mettere. Io metterei questa che è più semplice, tanto vedete che è già abbastanza decorata la parte della tasca, quindi così.
Allora, qua adesso devo decidere se tenerle in questo modo, che potrebbe anche essere un'idea, o se tagliarle più corte, ma io le tengo così. Quindi dentro, allora qua abbiamo messo la nostra cartelletta, qua mettiamo questa, così, e sul retro questa. Questa è la pagina finita, guardiamola un po' nei particolari, ve la faccio vedere pian piano. Questo è l'interno, qui abbiamo la nostra cartellina che ho inserito all'interno delle due tasche che ho lasciato in questo modo per poter inserire eventualmente una foto. Qui c'è la mia busta che ho fermato con il gancettino ferma spigoli che io utilizzo per le buste che mi trovo benissimo. La seconda tag e questa è la parte posteriore. Quindi in realtà questa sarebbe una pagina, diciamo, delle quattro che voglio realizzare per creare un album che penso venga qualcosa di carino. Io sapete che quando penso le cose le faccio, poi non l'ho fatto, non è che ho fatto prima tutto, vi assicuro, non ho fatto prima tutte le pagine per sapere come viene fuori, lo sto facendo insieme a voi veramente, quindi adesso ho fatto questa con le carte, con i fiori rossi, la prossima volta uno alla volta farò le altre quattro tipologie di carta e poi in qualche modo andremo ad vediamo come andare a fermare le mie pagine sul bordo dell'album e faremo un album che verrà, penso, sono sicura che verrà carino. Quindi, se avete voglia di farlo insieme a me, avete tutto il tempo per realizzare di volta in volta l'interno, una pagina alla volta, e poi finiremo con la nostra copertina. A questo punto, anche il video di oggi è terminato. Spero che questa idea, un po' così diversa dal solito, sia di vostro gradimento. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti quello che ne pensate. E se avete voglia, cominciate a mettervi al lavoro e a fare la prima pagina per vedere poi cosa viene fuori quando realizzeremo l'album completo. Detto questo, non mi resta che augurare, come al solito, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!